giornata di festa oggi a fronte, perché finalmente è stata inaugurata la passerella pedonale sul Malone. Sì, una bellissima giornata particolare, è stata bellissima, un pubblico, cittadini, amici, sindaci, sono venuti veramente in tanti, era una festa sentita, ho sentito molto calore, ho sentito proprio la mia gente essere contenta di quest'opera, è stato bellissimo. Anche perché l'amministrazione è riuscita a realizzare veramente un'opera importante e utile per la salvaguardia e la sicurezza dei cittadini. Sì, finalmente i nostri cittadini, là d'Adleva, perché quel borgo lì viene chiamato da d'Adleva o via o Regione Rivera, potranno attraversare questo ponte, questa passerella in sicurezza. Le mamme col passeggino potranno venire a fare la spesa così senza remore e i nonni con la loro bicicletta potranno venirsi a comprare il giornale senza aver paura di non far ritorno. E poi no, che anche lo sport, perché potranno passare anche le biciclette e poi c'è una piccola oasi verde attrezzata. Sì, io sono uno sportivo penso d'eccellenza, quindi corsa, bicicletta, passeggiate a più gogo. Sicuramente con la green economy abbiamo e con lo smart working abbiamo molto più tempo libero e quindi si svilupperà sempre di più questi percorsi green dove si possa in sicurezza fare passeggiate, correre e in bicicletta poter fare chilometri e chilometri. Ma Fronte Viva non finisce qui? Sì, nonostante un anno di Covid abbiamo lavorato a diversi veramente a tantissime cose. A luglio ci sarà un nuovo appuntamento di inaugurazione, il Dopo di Noi, è la Casa del Custode che è stata completamente ristrutturata, abbiamo 10 posti letto per i ragazzi meno fortunati con lievi handicap, dove i genitori, magari anziani, sono ospiti nella nostra Casa De Stefanis. Questo molto probabilmente l'inaugurazione verrà fatta a metà luglio. E poi un altro save date, un po' più lungo, tra un anno, il Polivalente dietro il nostro comune. Vi aspetto anche lì.